La prescrizione, per esempio, nel Tribunale di Catania, perché è diverso a seconda delle varie zone d'Italia, il Tribunale di Catania arriva al 37%, quindi ha una percentuale estremamente alta, che invece del Tribunale di Milano è il 10%. Quindi c'è anche un La tema rivedere la produttività dei legato alla magistrati, dice lei. produttività e a trovare dei sistemi anche alternativi per ridurre i tempi dei processi, perché un imputato non può rimanere ovviamente imputato a vita. Poi dovremmo guardare anche a quello che fanno gli altri stati, perché o nel sistema anglosassone dove non esiste la prescrizione, però c'è un termine nel processo, o negli altri sistemi come quello francese o quelli europei, dove è vero che non esiste la prescrizione, però ci sono dei Ma voi tempi come certi. voterete nella proposta di Costa? Voterete a favore della proposta di Costa? Assolutamente a favore della proposta di Costa. Perché qualcuno dice che se le dico di tutti i colori, ma i due Matteo, Renzi e Salvini, in fondo, ma non lo so, c'è qualche liaison, diciamo che con un po' di malizia, c'è chi dice la Lega non presenterà un candidato alle regionali in Toscana. E in compenso Italia Viva fa la guerra al PD in Puglia, forse ci sarà Ma la questo non lo so, Bellanova. però è No, evidente. Questo questi lo so, sono però è i. estremamente chiaro che Cominciamo su le fake tutti, news. no, su, No, questa no, no, non è una diciamo fake news. le cose certe, Questi sono su retroscena. tutti i temi importanti e fondamentali per la tenuta di questo governo, ci sono delle posizioni del Movimento 5 Stelle e del PD e delle posizioni diverse da parte di Italia Viva. Cioè, se pensiamo al tema delle autostrade, se pensiamo al tema delle infrastrutture, se pensiamo al tema anche di carattere I due fiscale, Matteo sono poi più alcune vicini su cose. queste cose, Alcune cose, perdonatemi. per esempio con L'unica Marattini, ci siamo combinazione che non parlati è più stata volte, alcuni approvata al temi governo. se sono Dice l'unica condivisibili. formula ancora che non è stata approvata, cioè Italia Viva con la Lega, i numeri forse non bastano.